Allora noi diamo il buongiorno a Monica Guerritore, che è fra i protagonisti di Femminile Singolare, questo film a episodi. Monica Guerritore interpreta Simona. Buongiorno, è un piacere averla, benvenuta su Radio 1. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il vestito da sposa, l'episodio, la protagonista Simona di questo episodio, di questo film, racconta una madre, una lavoratrice, una moglie, con anche quella difficoltà economica che sta anche spesso alla base della discriminazione e delle violenze. Monica Guerritore. L'ho chiamata Simona, però Monica Guerritore. Allora, il film racconta come un caleidoscopio le varie parti del femminile, quindi mette in mostra e rende affettivo tutto quello che ruota intorno al mondo femminile e come si esprimono le donne, le fatiche che hanno le donne, le violenze che subiscono le donne, ma in qualche modo lo portano al mondo intero, quindi maschile e femminile, che assisterà sia al film nelle sale, creando un moto d'animo e che è quello che in qualche modo cambia la percezione delle cose, la freddezza che in genere ti mette davanti alle persone e ti permette di essere violento anche, di compiere atti di violenza, no? In genere si dice non provavo nulla, non sentivo nulla, mentre invece il calore, l'affetto, la comprensione, la commozione ti mette all'interno di un mondo altro che diventa il tuo. In questo caso ci sono tanti aspetti del femminile. Per quanto riguarda me non c'è una violenza, ma c'è il racconto di una donna che ha tutte le fatiche che hanno le donne, molto di più, soprattutto le donne disagiate che hanno poco materialmente, quindi devono tenere ai figli con tutte le problematiche dei figli, ma non vogliono rinunciare a quello che è il sogno del femminile, l'abito da sposa, perché anche quello diventa una violenza. Il mondo femminile è fatto anche di queste cose e non bisogna rinunciare anche a questo aspetto favolistico, visionario, che le donne devono poter mantenere dentro di sé e devono tramandare anche alle figlie. Quindi c'è questo doppio racconto che rende il personaggio abbastanza completo nel suo racconto e mette in scena quello che è la molteplicità dell'animo femminile, che è diventato virile, forte, progettuale, affidabile, no? Nel tempo in genere si diceva no, quella è una donna, non è affidabile, no, è umorale, come se tutto fosse visionario, tutto fosse emotivo. Invece la donna ha dimostrato, e questo grazie a tutto il movimento che c'è stato dietro di noi, no? Che ha portato le donne in ruoli di grande prestigio, però allo stesso tempo mantiene l'aspetto lunare, cioè l'aspetto del sogno, del visionario, dell'emotivo, della sensibilità, che è molto importante, che forse dovrebbe permeare di più il mondo. Quanto è stato facile o difficile, ce lo dica lei, Monica Guerritore, immedesimarsi nei panni, di Simona, un personaggio, per carità, diffuso ovviamente, però complesso, abbiamo detto, i turni in fabbrica, il marito disoccupato, il figlio adolescente, questo fratello perdigiorno. Ecco, quanto è stato complesso immedesimarsi? Beh, intanto sono stata aiutata come tutti gli interpreti dal regista, da Raffaelita Sparina. Noi dobbiamo pensare che abbiamo lavorato al centro sperimentale, quindi erano tutti laureandi, diciamo diplomandi del centro sperimentale, a cominciare dagli sceneggiatori, produttori e il regista. Aveva in mente un'idea molto chiara, mi ha fatto vedere gli ambienti e io sono abituata come interprete a immedesimarmi con l'immaginazione dentro questo mondo, anche se non lo conosco. A volte mi dicevano: ma come hai fatto a interpretare la lupa che addirittura minaccia di ammazzare la figlia per amore? Lo immagino e cerco di restituire con l'immaginazione quello che il regista mi ha chiesto. Ecco, Monica Guerritore, il tema della donna, dei diritti delle donne, delle violenze sulle donne, è un tema a lei molto caro. Tra l'altro ha scritto anche Sì. un libro in cui ha raccontato il primo femminicidio in Italia del Novecento. Che cosa vede intorno a lei nel nostro paese, in Italia? Tra l'altro, proprio di questi giorni, la questione delle molestie, la Dunata degli Alpini, poco fa è intervenuta anche la ministra Bonetti, gravissima e inaccettabile per le istituzioni. Allora, intanto è una questione di educazione
educazione, di forma, di capacità di contenimento. Questa è la lettera A che bisognerebbe, da quando si ha 4 anni, insegnare ai bambini. Ma soprattutto, ed è forse la cosa più importante, è che attraverso la letteratura, attraverso i film, attraverso il parlarne, noi stiamo cercando di cambiare quel mare interiore culturale su cui poggia la cultura maschile. E a piedi pesanti, non si cambia la cultura che viene dall'Ottocento. Noi veniamo da una società rurale, eh? E quindi il potere del maschio che governava la terra, questa è una cosa che ancora è sentita in Italia, e purtroppo la cultura è così radicata dentro i maschi che per loro perdere la moglie per un tradimento, perdere il predominio, il potere su una donna, equivale a essere devirilizzato, a non esistere più come maschio, ma non per un fatto reale. È una cultura che si è radicata nel tempo e che va cambiata. È sugli uomini che noi dobbiamo lavorare.